La nostra redazione. Iniziamo con una delle storie, questo racconto della settimana che si è appena conclusa, che più ha commosso tutti, la protesta degli operai della Vinyls, che si è chiusa con una rassicurazione da parte del Ministero. E una delle persone simbolo di questa protesta così accesa è stata proprio una donna, Nicoletta, eccola qui. In torre, uno, poi c'era Nicoletta, e lei Nicoletta. Buongiorno Nicoletta. Francesca e Nicoletta, le due donne che sono salite sulla torcia del petrolchimico. Sospese a 140 metri dal suolo, l'una, presidente della provincia di Venezia, ha portato la solidarietà all'altra, operaia della Vinyls, che in cima alla torre ci è rimasta per ore al freddo e al gelo per rivendicare i propri diritti e quelli dei colleghi. Due signore che con la loro determinazione hanno forse contribuito a dare una smossa alla vicenda. Finalmente abbiamo visto il ministro, tre cose aveva promesso e tre cose ha mantenuto: gli stipendi, fare di nuovo un incontro con Ghita e con Eni e soprattutto venirci a trovare. Io credo che oggi ci sia la consapevolezza da parte di tutte le istituzioni sull'importanza dell'area di Porto Marghera, sulla situazione drammatica che vive questo territorio e anche che è un territorio che ha delle potenzialità da un punto di vista industriale unico in Europa e che quindi va assolutamente ritirato fuori attraverso un lavoro sinergico e di squadra fra tutti i livelli di governo. Lei è diventata un po' il simbolo di questa protesta, pronta a risalire qualora ci fosse un altro tradimento, ma questa volta insomma le sembra che non ci siano queste premesse? Diciamo che le premesse non ci sono, sembra che la strada sia quella giusta, la tenda l'abbiamo lasciata su, i sacchi a pelo li abbiamo lasciati su, siamo pronti a risalire. Secondo lei è servito fare questa protesta clamorosa? Ma sembra che a grande problema serva sempre una protesta clamorosa. Probabilmente sì, le posso dire che in questi 10 giorni si è mosso più che in un anno e mezzo di stabilità completa per la nostra azienda. Serviva un cane da guardia per Eni? Serve un cane da guardia per Eni, non serviva, serve un cane da guardia per Eni. Infatti il ministro ci ha garantito che lui sarà sempre presente agli incontri sia con Eni che con Ghita, in modo da garantire la trasparenza.